Ma buonasera, ma che piacere! Ciao Rosa, è un piacere mio. È ciao Tommaso, bello come il sole, lo posso dire, non arrossire, dai, sennò diventi come il tuo rosato qua, sediamoci, vai. Sì. Benvenuto a Tommaso Bortone, tenuto a Bortone. Ma che etichette fighe che hai, lo posso dire, belle etichette, la bustina, regalo. Beh, diciamo che l'etichetta rappresenta, come vedi, San Michele, che è appunto il protettore di Rutino, di conseguenza anche protettore dell'azienda, perché anche essa è situata lì. Beh. E quindi già sappiamo, insomma, ci hai anticipato che io ti avrei chiesto dove si trova la tenuta e già mi hai anticipato che si trova in quel di Rutino. È a Rutino, a faccia sulla di Calentro, diciamo. Sì, sì, anche se, insomma, diciamo che Tommaso è un figlio d'arte, un nipote d'arte, posso dire così, più che altro, che i nonni, insomma, hanno un'azienda agrituristica parmenide molto importante che sita a Casalvelino, Casalvelino Scalo, Velina, sì, quelle zone lì, sì, sì, più o meno, ok, e quindi sei cresciuto, insomma, cresciuto in una realtà, diciamo, di un grande amore per la famiglia, grande amore per la ruralità, perché comunque, insomma, beh, anche grande amore per l'agricoltura, ecco, quindi della ruralità, appunto, dell'agricoltura, e diciamo che possiamo dire che la tua passione nasce in parte anche perché hai avuto questo percorso di crescita in un ambiente del genere? Sì, diciamo che in parte la passione per il turismo mi è nata lì, all'agriturismo parmenide, appunto, dei miei nonni materni. Invece per quanto riguarda la passione per il vino, è nata da quando ero bambino, che ricordo appunto mio nonno metteva il vino nella Coca-Cola per insegnarmi a bere appunto il vino. Sono dei bellissimi ricordi, ecco. E quindi hai questo ricordo di quando eri bambino, così diciamo che nonno giocando però ti aveva dato già un input per poterti un po' dedicare come un'eventuale, diciamo, professione poi futura, perché se tu hai scelto questo percorso è sicuramente perché nella tua, cioè, quello che vuoi fare da grande, perché tu sei piccolino, lui è giovanissimo, è ventenne, cioè possiamo dire quanti anni hai, così facciamo già dimostrare che nel nostro territorio ci sono giovani ragazzi, giovani promesse, giovani talenti che naturalmente stanno facendo sì che le loro passioni possano diventare delle attività. Certo. Dedicandosi con costanza, con impegno, con amore e passione. Sì, io ho 24 anni, ecco, e mi sono appassionato, ho avuto questa passione del vino, come ripetevo prima, fin da piccolo, e che poi man mano con il passare del tempo ho approfondito in un certo senso, facendo svariati corsi appunto. E quindi abbiamo realizzato queste tre etichette per incominciare. Dai, raccontaci un po'. Abbiamo un rosso, un rosato e un bianco. Quindi ci spieghi un attimo le descrizioni delle etichette e le varie differenze, ovviamente. Allora, noi produciamo circa 10.000 bottiglie di vino all'anno, con due tipologie di vigneti, aglianico e fiano. E un rosato che è 100% aglianico. Per quanto abbiamo tre vini totalmente diversi, con delle affinità diverse, ecco. Per quanto riguarda il rosato e il fiano, questi due vini fanno 6 mesi in botti di acciaio. Invece per quanto riguarda l'aglianico fa 12 mesi, il 30% in barrique e l'altro 70% in botti di acciaio. Quindi c'è anche un affinamento del vino rosso, che crea, diciamo, anche quei profumi un po' più particolari, un po' più intensi. Sì. Quindi un bouquet un po' più ampio, un po' più vario, giusto? Sì, sì. E poi c'è il fiano che il fiano naturalmente che è il vino che andremo ad abbinare oggi appunto allo gnocco con io il mi carciofo. Ruberò la bottiglia perché poi ovviamente, insomma, avremo modo di poter assaggiare il piatto insieme e naturalmente degustarlo con il nostro ospite che ci sta aspettando in cucina, era ancora alle prese con la stesura degli gnocchetti. Allora, a parte la cantina, a parte questa passione vitivinicola e questo impegno naturalmente che stai investendo per la tua vita naturalmente futura, oltre al vino c'è anche una passione per il turismo, perché naturalmente stai creando anche un'attività turistica, un'azienda agrituristica sempre in zona Rutino, giusto? Sì, E quindi raccontaci un po', ti piace anche un attimino evolverti da questo punto di vista qua? Certo, come no, diciamo che per me il turismo è la mia prima fonte di ispirazione in un certo senso. Benissimo. E appunto
Appunto per questo stiamo aprendo un agriturismo che è in fase di ristrutturazione, di costruzione, scusami. Ebbene, è questo. È questo, quindi naturalmente poi ci saranno dei progetti futuri. Sì. Quindi... Vabbè, diciamo che il progetto futuro proprio vero e proprio è unire le due aziende in un certo senso, perché l'azienda di il Parmenide fa dei prodotti agricoli, verdure, frutta, ortaggi, eccetera. Invece con l'azienda, con la tenuta a Bortone, produciamo vino, ecco. Quindi una sorta di simbiosi da quello che è stata la storicità della famiglia a quella che sarà l'innovazione familiare con insomma il tuo impegno e la tua attività. Quindi sicuramente un turismo esperienziale, naturalmente un turismo che permette oltre insomma a far visita a tanti luoghi belli, luoghi magici, luoghi suggestivi naturalmente di montagna e di mare che abbiamo qui nel Cilento, è anche quella naturalmente che il turista può vivere anche da vicino in maniera concreta un'attività nella tua tenuta, anche attraverso una vendemmia, anche attraverso una degustazione un pochino più approfondita fatta in maniera ecco un po' più conviviale con i vari ospiti, e quindi ci sono molte possibilità da poter vivere. È sicuramente in uno dei luoghi più belli, che è appunto quella zona di Rutino, dove ci sono veramente tante estensioni vitivinicole, tanti insomma colleghi, amici che hanno altrettante attività vitivinicole importanti, e quindi voglio dire quello sarà un luogo magico dove Tommaso Bortone vi potrà accogliere prossimamente, va bene? Allora io mi rubo la bottiglia, mi raccomando, io ti aspetto lì perché dobbiamo assaggiare e degustare e brindare sempre al Cilento, alla vita e ai giovani ragazzi come te che credono nel loro territorio, ok? Tommaso, a tra poco! Grazie. Tanto, è fatto? Siamo pronti! Non sono arrivata a Marivute, guarda meno un po'. Meno male. Dopo ci raggiungerà Tommaso Bortone che ci aprirà la bottiglia e ci farà degustare questo ottimo fiato. Perfetto. Allora, l'acqua bolle, il condimento c'è, i gnocchi pure. I gnocchi ci sono. Vamos, mi metto i guantini perché sicuramente devo accompagnare. Ok, io li ho tolti i guanti. Vabbè, li metto io. Diciamo, li dobbiamo solo saltare un po' in padella. Vai Antò, ce l'abbiamo fatta. Se... qualcuno li fa mantecare anche con una noce di burro, però io il burro non lo mettiamo. Uso, ho deciso per questo percorso qui a Fatti in Cucina di non utilizzarlo. Essendo patria della dieta mediterranea, sicuramente faremo degli errori anche noi, però in generale preferisco l'olio. Va bene l'olio. Ok, allora andiamo. Ho fatto una bellissima chiacchierata perché poi il Cilento è ricco di tanti giovani che hanno tante storie da raccontare. Ecco qua, come sono morbidi, Antò. Devo dire anche il taglio perfetto, tutti uguali. È andato bene. Poi la ricotta li rende più morbidi. Sì, perché questa è una buona alternativa all'acqua calda, dicevi all'inizio, naturalmente. Ok. L'acqua calda sembrano fatti quasi con le patate, certe volte. Sì, è vero. Ok. Ci aiutiamo un po' con una schiumarola. Siamo qui, tanto... Ecco qui. Grazie. Lo mettiamo qui. Ecco qui. Progetti futuri? Ma progetti futuri, portare a termine il lavoro iniziato. Quando si diventa amministratori la sfida non è parlare dei problemi, ma risolverli i problemi. E quindi portare a termine tutte le progettualità che abbiamo iniziato, dal campo sportivo, dalla scuola, che è un lavoro impegnativo, 20 milioni di euro quasi, centro polifunzionale, i campi da tennis. Piano piano Vallo tornerà ad avere le strutture fruibili dalla cittadinanza, e poi progetti futuri con SACES, stiamo costituendo le comunità energetiche in moltissimi comuni. Quando abbiamo iniziato ci vedevano per visionari, poi è arrivato il governo che ci ha messo 5 miliardi di euro e ora tutti vogliono le comunità energetiche. Serve a far migliorare la qualità della vita dei cittadini, a pagare meno di bolletta, a dare servizi al territorio. Il futuro è quello di essere un po' più uniti, stare più uniti sul territorio, esprimere magari una rappresentanza anche a livello sovralocale. E poi non mettiamo limiti alla provvidenza. Io dico sempre una cosa, le vite del Signore sono infinite. Faccio sempre questo ragionamento: a me piace fare politica,
chi fa politica e non ha ambizione deve cambiare mestiere. Quindi l'ambizione deve essere il sale dell'impegno politico. Certamente non bisogna farsi accecare dall'ambizione, perché, come dicevo all'inizio della trasmissione, ci sono momenti di quaresima, momenti di resurrezione, e ci sono anche... Però si rinasce sempre, vero? Ma la vera forza non è quella di stare in piedi, la vera forza è quella di rialzarsi quando si è trovato un ostacolo e ripartire più forti di prima. Intanto chiacchierando, Gnocchetto arriva da Gala, vedi? Stanno resuscitando pure i gnocchi dall'acqua. E quindi abbiamo acceso di nuovo la fiamma, okay, così abbiamo creato. Sì, per creare un po' di tostatura dei pinoli. Ecco, come dicevamo prima, questi carciofi potevano essere mangiati quasi crudi. Perché si vede già dall'aspetto. Bisogna essere anche fortunati, perché teneri. Non sempre si riescono a trovare questa. Ok. A posto, tanto che sono buoni. Ecco qui, è un po' anche se la fiamma alta è nemica dello chef, però ci sono delle preparazioni in cui qualche istante bisogna mantenerla alta. Poi la cucina di induzione è particolare, perché solitamente nelle cucine da ristoranti, guardi, vediamo sempre il gas. Io mi sono sempre posto la domanda come si fa a spadellare sulla cucina di induzione, però pure crudi. Non mi era mai capitato, diciamo, di spadellare nella così. Va bene, allora gli gnocchi sono pronti. Devo dire che ho assaggiato per la cottura. Sono buoni proprio anche senza, anche con un filo d'olio, eh? Eh sì, perché la ricotta poi dà sapore. Voilà, vai spadella, che a te piace spadellare, okay. Vero? Non possiamo spadellare proprio... Ma proviamoci, anche se si blocca un po' la fiamma, sì. Mettiamo un po' di acqua di cottura, perché così si crea un effetto... Da mantecare, l'amido si unisce. Bravo, e poi ci aiutiamo con un bel po' di grana. Un po' di grana che fa quella salsina... Ecco qui. Però c'è da dire che il forno di induzione va alla grande. Sì. Tra poco ci raggiunge anche Tommaso, Che è il momento. Questo ce ne vuole un bel po'. È il momento che aspettiamo di aprire il vino e di sbicchierare un po'. Hanno una bella faccia, Ma tanto. Secondo me sono ottimi. Mi raccomando, un bel po' di grana, perché ovviamente è un aspetto fondamentale per, come dire, creare questa mantecatura. Possiamo anche chiudere, secondo me. Sì, ok. Io prendo i piatti, Tommaso penso che sia nei paraggi. Eccolo! Lui è Antonio Bruno, Tommaso Portone. Eccoci qui, piacere. Bocca al lupo per la tua attività. Grazie. Mi fa piacere che giovani imprenditori crescono sul territorio, restano qui. Ok. Olè. Non mi sono cimentato a spadellare perché facevo danni, sicuro. Ecco qua, daddio la botta finale. Ci sono decenni e decenni di esperienza da parte di Rosa. Bravo. Quindi, Tommaso. Grazie. Hanno una bella faccia, lo possiamo dire a chi ci segue a casa. Sul sapore vi diremo poi. Allora, noi impiattiamo in questo bellissimo piatto Tognana, Idea Casa, Anna, da Anna che ha questi bellissimi piatti nuovi, colorati, e come impiattamento con questa tipologia anche cromatica ci sta molto bene. Io metterei qualche pinolo ancora, che cosa dice? No, come decorazione, sì. Vai, ti lascio a te. Io. E noi faremo il nostro assaggino. Mani sono pulite, anche se sono senza guanti. Abbiamo lavate prima di iniziare. E poi in tutto ciò mi sia consentito, non ne voglio nessuno, di ringraziare l'editore, Sette TV. Sette TV, tutto lo staff di Sette TV, tutti coloro che quotidianamente
danno vita a tutte queste bellissime trasmissioni, all'informazione, all'intrattenimento, alla cultura, a tutto quello che insomma il nostro Cilento ha da dire da tutti i punti di vista a 360 gradi. Ok. Ecco qua. Perfetto, questi poi li lasciamo un po' per il backstage. Certo. E quindi io metterei giusto un pochino di grana, ma giusto poco. Anzi, faccio così evito che poi magari potrebbe scendere tanto, perché mi piace questo un po' effetto. Lo mettiamo anche per noi che dobbiamo guarnire, non si butta nulla, lo mette qua. Poi le bustine del gastronauta le potete sempre, come dire, conservare in questo tetra pack adatto. Forchetta, io prendo il piatto più piccolo perché devo stare a dieta. No, ma quello grande serve soltanto per un'immagine del nostro percorso di foto. Ok. Tommaso? Grazie. Ecco qui. Assaggiamo? Sì, un attimo che ti do il piatto, che è pure in pantani, in palette con la tua giacca, hai visto? È vero. E quindi noi poi, dopo che abbiamo assaggiato, brindiamo con il fiano cilentano. Quindi ripetiamo un secondo. Gnocchetti di ricotta con carciofi, pinoli e grana, ok? Promozzi. Già hai provato? Sì. Sono di buoni. Buonissimi. C'è da dire che il fatto che il gnocchetto è compatto è proprio così, perché essendoci la ricotta trattiene un attimino. Sì, e poi il carciofo è molto tenero e buono, è saporito. Tra l'altro è un piatto anche leggero, perché non c'è nessuna cosa grassa. Ci stava bene anche un po' di pancetta magari a dare sapore, però è venuto buono. Però ho voluto mangiare un po' la frutta secca col pinolo. Ottimo. E creare un po' di effetto croccante insieme al carciofo. Buono. Siamo stati bravi. Che dici, Tommà? Ottimi, devo dire la verità. Oh, secondo me... Adesso ci facciamo un bel bicchiere di vino, un fiano. Prego, Anto. Grazie, gentilissimo. Questo è un fiano della Vendemmia 2022 e la gradazione è di 13 gradi. Quindi si abbina bene, una bella struttura, una bella corposità, tutte insomma le caratteristiche organolettiche che si possono tranquillamente abbinare a questo piatto. Io ringrazio Antonio Bruno, Tommaso Bortone, ringrazio sempre il gruppo Infante, l'amico del Cilento, supermercati Deco, supermercati MD, Zucchero e Cannella, pasticceria, bistro, osteria, Vallo della Lucania, Ascia Marina, Agropoli, supermercati MD con la nuova apertura del reparto telefonia, reparto profumeria, e i nostri amici di Idea Casa, Anna col suo staff, Liste Notte Ozzettistica, Bomboniere e tutti i complementi di arredo, via Ferruccio Parri, dettagli che fanno della differenza sempre a Vallo della Lucania. Io vi auguro buona serata, buona continuazione di serata, vi aspetto venerdì prossimo. Viva Fatti in Cucina, viva il Cilento, cin cin! E viva Rosa! Saluti da Punta Galera, da questo bellissimo promontorio. Ora ho assaggiato questo fiano, ottimo. Ho sentito la sapidità e la mineralità, mi sono ovviamente, ho chiuso gli occhi e dico, io mi trovo in un bellissimo luogo che si abbina anche a questo buonissimo fiano. Tutto molto buono.